Bentrovati a questa nuova edizione di questa rubrica dedicata alla cultura italiana e in particolare al cinema italiano. Questa edizione è un'edizione che parte con un festival che non è l'ICFF ma il Festival di Giffoni Valle Piana, un festival nato 48 anni fa, è un festival dedicato ai ragazzi in una piccola cittadina della Campania che è diventata per 10 giorni il tempio del cinema per ragazzi. Siamo andati in questa piccola cittadina per vedere che cosa hanno inventato in Italia. Insomma, è un festival davvero importante e per questo l'ICFF ha deciso di iniziare a lavorare per una partnership. La prima cosa che andiamo a vedere è il grande ospite che c'è stata per l'apertura di questo festival, è stato Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, che ha partecipato all'ICFF lo scorso giugno, e lì è stato protagonista della serata di apertura e della giornata dell'incontro con i giurati che sono dei ragazzi, 5.000 ragazzi che sono arrivati da tutto il mondo, e gli hanno fatto anche delle domande un po' particolari. Ecco, vediamo un pezzo di questa accoglienza di Giffoni Valle Piana, del pubblico, dei ragazzi, e una domanda fatta da una giurata, una ragazzina. Ecco, vediamo questo spezzone. Amando comunque la musica, c'è un momento della mia vita in cui ho detto, cioè mi sono resa conto davvero di quanto la amassi, perché poi mi ha portato a fare le scelte che ho fatto. Quindi volevo sapere se c'era stato un momento così nella sua vita. Ti ringrazio della domanda, perché onestamente mi offre uno spunto di riflessione, non ci ho mai pensato, ma sicuramente, allora, innanzitutto, il primo colpo di fulmine è avvenuto quando ho ascoltato il mio primo disco. La mia mamma racconta sempre che tutte le volte che sentivo la musica, sentivo una voce, smettevo di piangere. E da lì si è accorta che c'era una passione, un trasporto particolare per questo tipo di musica. E io mi ricordo benissimo che quando ero ragazzino, bambino, ascoltavo la musica per ore da solo in una stanza col giradischi. All'epoca c'era il giradischi, molti di voi non sapranno neanche cos'è. Io rimanevo come ipnotizzato dalla musica, quindi ovviamente c'è una componente così biologica che mi ha attanagliato fin da subito verso questo genere di ascolti. Però credo che, al di là di questo, il canto, suonare, esprimersi attraverso qualunque forma d'arte, serva a dire, a trasmettere tutto ciò che con le parole non si può dire e non si può trasmettere. L'arte è questo. Grazie. L'arte è questo, è la capacità, la possibilità di dire, di trasmettere quello che con le parole non si può trasmettere. Perché le parole sono limitate. Quindi ecco che l'arte ci viene in aiuto e ci trasmette delle sensazioni che ci consentono di dire quello che nemmeno noi sapremo definire, sapremo comprendere, e veniamo compresi attraverso questa possibilità, questo strumento che abbiamo. Io il canto, devo confessarti che tante volte, ascoltando i miei beniamini, anch'io da solo ho pianto tante volte, perché la musica e il canto insieme ti allargano l'anima, ti danno delle cose, ti dilatano lo spirito. E quindi l'arte serve a questo, a dire quello che non si può dire con le parole. Grazie.
Ecco, abbiamo visto Andrea Bocelli nel teatro principale di Giffoni Valle Piana, dove c'era questo festival importantissimo per i ragazzi appena concluso. Beh, rispondeva a questa ragazzina che si era emozionata in maniera visivamente importante, aveva pianto per aver incontrato questo grande e importante cantante, ma non solo, questa eccellenza che ci invidiano tutti nel mondo. Beh, oltre ad Andrea Bocelli, tantissime anteprime internazionali, tantissimi ospiti, tantissimi attori, registi, tutti sono arrivati in Italia a Giffoni Valle Piana per celebrare questo festival dei ragazzi famoso in tutto il mondo e con cui la ICFF ha deciso di lavorare per una partnership. Grande successo anche per un comico che conosciamo molto bene qui a Toronto, è Alessandro Siani, che ha presentato un po' i suoi ultimi lavori e anche un progetto di un nuovo film. Sentiamo l'intervista che è stata realizzata a Giffoni Valle Piana. Quando un giorno Christian De Sica mi telefonò e mi disse: sai Ale, sono tornato a Napoli e sono stato in un noto chalet, che non posso dire il nome, che si chiama Ciro. Dissi: ma Cri, dove si trova? E lui mi disse il posto, che non posso dire, che è Mergellina. Quindi praticamente disse: io mi trovo fuori questo chalet, Ciro a Mergellina. Noi già avevamo girato Il Principe Abusivo da un annetto e lui mi raccontò che delle persone si avvicinarono a lui dopo 30 anni di carriera, di cinepanettoni, di tante esperienze che ha fatto, e gli dissero: o frate, coso. E disse Christian: coso. E lui ripetette: o frate, coso. Quindi capì che alcuni tormentoni erano entrati nella mente delle persone e il mio piacere era di andare a teatro e di fare una festa per questo film. Il titolo del mio nuovo film è Il giorno più bello del mondo. È il titolo del mio nuovo film. Sorrento, New York era un'idea di cui parlai in un giorno in cui c'era una conferenza stampa, però non avevo mai annunciato quel tipo di film e invece si chiama Il giorno più bello del mondo. Iniziamo a girare il 1° di ottobre e torno a girare a Napoli. Il mio film precedente non l'ho girato a Napoli, eppure ero tra la Svizzera, nel Trentino. E Napoli è con me, la porto con me. No? E quindi il giorno che penserò di interpretare un caucasico, non so, oppure qualcuno che parla in creolo, ti faccia sapere. Adesso invece parliamo degli appuntamenti dell'ICFF di quest'estate. Ci sono due film in programmazione all'aperto e per questo passiamo la parola a Mara Cataldi. Grazie alla partnership con l'IC Savings, l'ICFF e l'Altra Italia proietteranno il 10 e il 24 agosto il vincitore del premio del pubblico dell'ICFF 2018, Tulipani, e una divertentissima commedia intitolata Moglie e marito. Mio nome è Anna. Anna! Ma lo sapevo! La figlia di Cauca è tornata! Lo sapevo che sarebbe arrivato questo giorno! Ecco! Qual è Cauca? Tuo padre? Questo è mio padre? Mo, da dove comincio? Te la ricordi quella terribile inondazione 30 anni fa in Olanda? Tutta l'Olanda era stata sommersa. No, ma perché devi sempre esagerare? E ora c'è un debole per il dramma. Ma fu una tragedia terribile, un disastro per tutti quei che l'avevano vissuta. E per un uomo in particolare. Ci stava tuo padre. Lui desiderava qualcosa di meglio per sé. In soli 5 giorni si è fatto in bicicletta dall'Olanda fino all'Italia.
Tulipani, Love, Honor and a Bicycle è un'ode alla speranza, una favola sui sogni che diventano realtà. Il film verrà proiettato il 10 agosto alle 9 di sera presso la sede centrale dell'Easy Savings al 5300 Danda Street West, via Tobico. Tua madre era la donna più bella che avessi mai visto. Perché dovrei mentire? Continua. Avresti dovuto rimanere a casa tua, Landese. L'ho visto con i miei occhi. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito ICFF o scriveteci a oraqui@cinradio.com. Le proiezioni comunque sono entrambi gratuite, portate soltanto la vostra sedia e un giacchetto, che qui a Toronto non si sa mai. Buona serata!